Be safe, be rock. Ciao e bentornato qui al live delle Safety Rockstar. Perché rockstar? Perché ci meritiamo di salire su, sul palco proprio come delle rockstar per far conoscere quello che è il nostro pensiero, il nostro impegno nella divulgare la sicurezza nella cultura e far sì che insomma ci prenda residenza in sostanza in quelli che sono le nostre scelte, i nostri comportamenti, come conduciamo le aziende, come ci comportiamo nel lavorare. E quindi in questo bellissimo mondo, che è il mondo HSE molto variopinto, dobbiamo anche capire quali sono le competenze necessarie. E questo spesso lo chiediamo nelle nostre interviste. Oggi lo, lo chiediamo a una persona che porta la, lo stemma dell'HSE dell e scopriremo che. Un po' per gli sliding doors, un po' per dei colpi di fulmine, si è ritrovato oggi ad essere un HSM manager e lo vedrete, di questo ne è orgogliosissimo. Quindi sono contentissimo di avere qui con noi Andrea Montepietra. Ciao Stefano. Ciao Andrea, buongiorno, buongiorno. Beh, innanzitutto grazie di essere qui eh, a Rock and Safe, che chiami dalla bella Emilia-Romagna. Noi siamo lievemente più sotto. Beh, dicevo, no, il fantastico mondo eh, HS. Eh, era nei, così, come quando i bambini pensano "da grande voglio fare il medico, il pompiere", te pensavi di occuparti di sicurezza sul lavoro? No, adesso no, diciamo che è stata una cosa che ho vinto per una vittoria eh, nel tempo. Bene, già, di... già il fatto che parli di vittoria qui a Rock'n'Safe ci, ci piace molto. Perché, insomma, da, da ragazzo co cosa hai studiato? Io Beh. sono Beh. nato come perito meccanico, ho fatto un qui da noi, per poi per di cargo quello che sono persone. e che mi sono laureato in eh, comunicazione. Ah, quindi insomma hai virato su tutt'altro, su tutt'altra tematica. E, e una volta che ti sei laureato mi dicevi, insomma, eh, era un contesto storico, eh, che poi era, parliamo insomma di chissà quando, ma alla fine se ci pensiamo a ieri, che è stata la pandemia lì, insomma, eh, ed è stato lì infatti che poi c'è stato questo slide indoors, mi dicevi prima delle, della direzione. Dove lavoravo io, ho avuto la fortuna eh, di trovarmi al posto giusto, al momento giusto. Ho conosciuto un consulente che seguiva la sicurezza per la nostra azienda, molto, molto importante, e che mi ha fatto scoprire un mondo che tuttora percorro, esploro, e che è quello della sicurezza, che è stato stata un, un colpo di, di fulmine. Eh, sì. <ride> E infatti, ho dirottato gli studi prendendo due master universitari, uno a Bologna uno a Pisa. Eh, Nei temi della sicurezza, perché uno, quello principale, quello di cui sono più orgoglioso, è quello mh, proprio dedicato proprio alla sicurezza. Ho preso come SVP e come HSE, e, e l'altro come auditor di sistemi di gestione. Perché, comunque, al giorno d'oggi, lavorando sotto con ditte eh, grosse, eh, è sempre una cosa più ricercata: temi di sostenibilità ambiente energetici beh, certo certo beh mi piace questa associazione ha parlato di vittoria fortuna colpo di fulmine eh, cos'è che ti infatua della sicurezza sul lavoro la dinamicità il fatto che è strano ma vero con la si pensa sicurezza si pensa a qualcosa di polveroso qualcosa di cupo in realtà si ha a che fare con eh, una... Un mondo variopinto dove passi le giornate su temi completamente differenti dall'oggi al domani. Ovviamente, ognuno di noi ha il proprio programma, il proprio, il proprio plant, e... però cioè, ogni giorno hai una tematica differente. Hai una c'è un test di problem solving eh, micidiare, quindi mh, la monotonia non fa parte del mestiere insomma beh no si di sicuro insomma occuparsi di sicurezza sul lavoro e per temi e poi questioni da dover gestire eh, concordo sul fatto che insomma non ci annoiamo assolutamente ti faccio un paio di domande allora eh, già hai detto appunto quella, qual è stato il tuo percorso eh, formativo in che modo la tua estrazione più tecnica quindi Perito meccanico, prima, poi comunque eh, i master nella sicurezza, eh, li senti nel tuo quotidiano quando lavori, cioè ti tornano utili, immagino. Certamente, certamente, almeno sai di quello che parli, sai comunque hai un approccio anche metodico inquadrato su eh, quelli che sono i temati dell'81 hai un eh, poi su te di mini Magna che è un completamente meccanico comunque hai una una consapevolezza di, di quelli che sono anche eh, i problemi e le possibili soluzioni e soprattutto come fare le soluzioni che non che siano utili e siano funzionali eh, piuttosto che dire devi farlo così perché ci Invece, per trovare le soluzioni alternative, possono agevolare anche l'operatore in quello che fa in maniera tale che non vada a trovare scamotage per eh, essere più veloce, sì, quindi, sì, 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 sì. Ecco che poi qui entra in gioco, appunto, la persona, il lavoratore, la lavoratrice che sia ecco e in questa dinamica. Qui la, la laurea in comunicazione, quindi un approccio più umanistico, boh, è stato. Cultura generale oppure ti serve tutt'oggi? Per me penso che la, la comunicazione sia fondamentale nel nostro mestiere. E tu devi saperti come approcciare dall'operatore, semmai anche non italiano, al alle... pluridecorato manager dell'azienda. Devi sapere come approcciarti e devi capire, devi saperti porti devi far capire, devi sapere coinvolgere perché alla fine il tutto si riscontra nel farti seguire quelli che sono i vari, vari obiettivi e saper comunicare vuol dire anche saper coinvolgere saper motivare sapere rendere pr proprio il tema della sicurezza perché la sicurezza ricordiamoci che è una cosa che viene da tutti noi cioè, poi c'è Andrea Carabinieri che ti gira per parti a controllare però il primo passo lo fa l'operatore stesso, che sia un impiegato, che sia un operaio, che sia un esterno. E... Saperli... Inevitabile, quindi, inevitabile. Senti, eh, immaginando, no, facciamo, usando questa metafora che la comunicazione è poi il vestito del contenuto, del messaggio, quindi nel nostro caso la sicurezza sul lavoro, ecco, eh, tu fossi un sarto, che tipo di comunicazione secondo te rende seducente la sicurezza sul lavoro, perché su questo c'è tanto, tanto dibattito. Eh, c'è chi comunica in modo austero, in modo molto aderente alla normativa, chi invece eh, usa tutt'altro tutt tipo di comunicazione. Com'è che deve Per andare a, a creare comportamenti sicuri, perché poi il nostro fine è questo, la comunicazione, che ruolo deve avere, in che modo deve essere proposta? Diciamo che dipende dal contesto, ma nel quotidiano per far capire tutto deve essere... Tu hai parlato di vestiti, Il classico, la classica t-shirt con i jeans eh, non va bene, può andare bene però una camicia con un jeans... Uno cassino per fare l'aperitivo eh, Deve essere qualcosa che puoi usare in qualche contesto, qualcosa che non sia né troppo pesante, cioè mh, come non ti sogneresti mai di andare in aperitivo in smoking eh, quindi non presenteresti mai a un operatore in produzione, il decreto, l'articolo del decreto 81, che in quel momento, non deve essere a snoccio lì lì. Eh, come il pari passo, non ti presenteresti mai eh, a una cena in costume devi trovare un giusto bilanciamento che sia funzionale alla situazione in cui ti trovi, quindi essere qualcosa di fresco, qualcosa che non, non vada a pesantire e qualcosa che tenga conto di tutti gli attori del, presenti in quel momento. E eh beh sì, che poi ci sono dei momenti in cui abbiamo una platea mista e quindi appunto una comunicazione casual, ormai siamo entrati in questo mood, eh, è la, quella più adatta e che comunque incontra i gusti dei più, piuttosto, insomma, siamo abili nel cambiarci, o meglio, le abilità nella comunicazione le acquisiamo e quindi poi se sarà necessario. Per quella serata di gala, metterci uno smoking, sapremo anche adottare quel tipo di lessico, insomma, essere forbiti eh, al punto giusto per eh, poter eh, attare. Beh, immagino che questo poi nella pratica, eh, nel tuo quotidiano di HSM manager, si traduca in, in tanti modi. Per esempio, non so, quando devi scrivere una procedura, ci pensi appunto al a quello che deve essere la sua funzionalità, quindi la fruibilità per il destinatario? Certamente, diciamo che è essenziale. Tu devi trovare in quel caso lì, una, in base al capitolo in cui ti trovi la procedura, avere una mano più o meno eh, severa. Hai ah, il pezzo di fare riferimento alla normativa, e allora lì per forza di cose devi fare la parte di eh, burocratia. Hai la parte in cui hai la parte operativa dove vai a spiegare i vari processi per metterli in atto, in quella fase deve essere quanto più comprensibile e facile nella comprensione possibile, quindi non puoi permetterti di essere un burocrate in quella fase. <ride> beh sì sicuramente concordo perché se no facciamo carta che magari all'ente di certificazione fa tanto piacere fa piacere agli imprenditori perché poi prendono la certificazione ma poi la, la sicurezza di fatto in questo modo non la otteniamo perché quella carta ecco a proposito di carta quindi lettura oggi come oggi eh, la tua percezione qual è cioè anche il mezzo di comunicazione oggi fa la differenza, anche perché siamo sempre più digitali, siamo sempre più in velocità. Quindi 15 pagine in Times New Roman che spiegano alla perfezione cosa bisogna fare in quella fase di lavoro, è nel 2024 lo strumento migliore? Non penso proprio. Non penso e, proprio. Quindi? e quindi? Quali possono far... essere delle idee? Ma innanzitutto mm. il classico elvetica aiuta sempre, <ride> <E> <ride> a parte questo... Lo rende, lo rende già più appetibile. Esatto, un po' più, <ride> meno annettato. E diciamo che anche lì, come ogni cosa, beh, adesso, la procedura la farei appunto in elvetica o comunque con, usando dei, delle iconografiche un po' interne che tendono un attimo un po' più che è, su, eh, la, mm. la l Altro lato, se devo fare una comunicazione invece che starti a deforestare mezzo mondo, ti faccio uso dei monitor mm. con una, appoggiandomi a, a un'agenzia una, un comunicativa oppure io ho la fortuna di avere un, veramente un valido ufficio interno di comunicazione. Vado a bussare alla porta dell'ufficio accanto e gli chiedo di farmi un, un visual per l'occasione. Adesso abbiamo anche applicazioni di intelligenza artificiale, che ti grafiche che ti permettono di andare molto incontro in tempi molto più rapidi rispetto a prima. Beh certo, certo, e anzi tirar fuori anche elementi molto curiosi e avvincenti. Beh, visto che il tempo sta per scadere, però non voglio far scadere prima di averti chiesto queste due cose. Eh, lo chiedo spesso e quindi lo chiedo anche a te una giornata in cui sei tornata a casa con la coda fra le gambe perché magari boh, è successo un qualcosa che eh, insomma, ti ha un po' debotivato mentre una giornata che sei tornata a casa come un leone allora, indubbiamente quella con la coda fra le gambe è sicuramente quando capita un infortunio in azienda lì purtroppo fortunatamente mi sono sempre stati infortuni lievi però comunque un fallimento in quello che è la mia mission, perché comunque eh, quello che motiva a me nel lavoro è fare in sì che no, dall'operaio dall all'imprenditore all stesso tornino a casa integri. E Gionate Leone, ovviamente, quando si chiude un progetto a cui uno ci tiene più di, di ogni altro, è un successo, Era anche e soprattutto giornata in cui fai capire quello che realmente stai facendo e l'importanza di quello che stai facendo, quello diciamo che è la cosa più bella che posso guidare la giornata. E dato che di pacche sulle spalle ce ne dobbiamo dare tante, perché poi, comunque, la cronaca quotidiana e del nostro microcosmo, quindi in ambito della nostra azienda e quello che leggiamo sui giornali, a volte insomma, ci vorrebbe buttare nello sconforto. Però, al tempo stesso, siamo qui. Convinti di una, della missione che ci siamo dati e quindi eh, bisogna tirarsi, quindi quando un progetto va a buon fine dobbiamo celebrare. No? Uno dei motti di Rock and Safe è celebrate. Ma non perché dobbiamo fare festa, ma semplicemente perché è importante tenere un umore alto, perché è solo grazie a un umore positivo che riusciamo magari a trasferire positività anche alle persone. Beh, insomma, grazie davvero di essere stato con noi Andrea, è un bel contributo, fra l'altro, insomma, di una persona come ci piace vedere a noi oggi il ruolo, il ruolo contemporaneo dell'HSM Manager, quindi ovviamente conoscitore della, della parte tecnica, ma che non esclude, anzi abbraccia tutto quello che è il fattore umano nelle sue... Eh, molteplici sfaccettature quindi poi la comunicazione qui eh, è regina su questo campo grazie davvero in bocca al lupo a te e alla tua azienda e mi raccomando quando hai delle novità interessanti contattaci volentieri sarà fatto a presto ciao Andrea beh come è, è possibile capire ormai e noi rafforzeremo non sarà Andrea l'ultimo ma è interessante come eh, poi persone che hanno intrapreso, a volte anche per, per caso, no? non è che almeno i giovani, cioè gli adulti di oggi da giovani magari l'HS Manager non, è, non esisteva nemmeno. Quindi gli slide indoors della vita ti portano ad abbracciare tematiche sia tecniche che eh, umanistiche e vediamo che proprio nel ruolo dell'HS Manager provano unione. Questo è bene che lo tengano presente anche i nostri amici e le nostre amiche e i CHAR quando si parla di selezione, se l'RSVP è una figura un po' più tecnica, senza ombra di dubbio perché poi è il, il supporto migliore per la valutazione dei rischi, quando si parla di HSM Manager cioè parliamo di una governance che deve abbracciare entrambe le tematiche. Quindi grazie ancora, grazie Andrea Montepietra, noi ci vediamo. La prossima settimana, be safe, vi rock.